dallo straordinario bestseller di David Icke, Ricordati chi sei, dove vivi e da dove provieni, del 2013. Questa è la parte 22. Il depopolamento. Non è giusto girare intorno ai fatti, perché tutto questo sta succedendo davvero. Le stirpi dell'elite stanno attuando un mega programma di depopolamento per ridurre la popolazione umana di qualche miliardo. Alcuni dei loro rappresentanti sostengono che la popolazione globale dovrebbe essere pari a 1 miliardo di esseri umani, o persino la metà. E ARP è l'arma letale di cui essi si servono per raggiungere tale scopo. Il numero globale degli esseri umani è sfuggito di mano al sistema di controllo, che quindi vorrebbe ridurre la popolazione in modo da poterla più facilmente controllare nel suo mondo nuovo. John P. Holdren, lo zar della scienza nominato da Obama, è uno di questi decimatori. Egli sostiene che la popolazione umana ottimale si aggira attorno al 1 miliardo di individui ed è a conoscenza di qualche interessante stratagemma per ottenere tale risultato. Holdren è il direttore dell'ufficio Scienza e Tecnologia della Casa Bianca e nel 1977 ha cofirmato un libro dal titolo Eco Science, nel quale illustra dettagliatamente le sue proposte per sterilizzare in massa la popolazione attraverso cibo e acqua medicalizzati e imporre un regime forzato di aborti, la revoca da parte del governo della patria potestà su bambini nati al di fuori del vincolo matrimoniale e impianti corporei obbligatori per impedire la gravidanza. Lo stesso libro sostiene la politica secondo cui a ciascuna famiglia sarebbe consentito avere soltanto 2 figli, rivolta specialmente a quanti stanno perdendo ogni diritto di ottenere un alloggio pubblico. Solo primogenito e secondogenito avrebbero accesso all'istruzione pubblica e chi ha più figli dovrebbe pagare a parte la loro educazione. Inoltre, prima di mettere al mondo dei figli, i cittadini dovrebbero ottenere una licenza di nascita. Questi individui vanno ben oltre la pazzia, eppure sono loro a controllare la struttura di potere globale. Holdren mira a instaurare un regime planetario, un governo mondiale, direi che vi dicevo, per imporre nei dettagli la vita di ciascuno come in una sorta di comune globale. Questo regime avrebbe il controllo totale su tutto ciò che influenza l'aria, la terra o i mari e deciderebbe quale auto dobbiamo guidare, la temperatura di casa nostra, attraverso le griglie intelligenti e con il controllo dei terreni, chi può coltivare alimenti e chi no. Le stirpi vogliono che siano le loro multinazionali a produrre tutto il cibo, proibendo a chiunque altro di farlo. A riguardo di tutta questa visione, vi consiglio il bellissimo film distopico del 1973 chiamato Soylent Green, rivolto al 2022, I sopravvissuti. Holdren richiede anche l'istituzione di un comitato scientifico che decida le tecnologie da utilizzare e quelle da scartare. Holdren scrisse il libro insieme a 2 estremisti del controllo della popolazione, Paul e Anne Ehrlich. Il numero degli spermatozoi è calato di 1/3 dal 1989 e della metà in 50 anni. La politica della sterilizzazione viene ormai applicata da parecchio tempo. La decimazione umana viene messa in atto anche tramite l'uso di additivi nelle bevande e nei cibi, bloccando l'accesso ad altre forme di nutrizione, con i farmaci. E vi ricordo che potete trovare una conferenza di Bill Gates a TED, dove ci parla proprio di questo, ridurre la popolazione umana, grazie anche ai farmaci. Con malattie create in laboratorio, con infinite tipologie di radiazioni, con veleni e metalli irrorati nell'atmosfera del nostro pianeta, mediante le scie chimiche, delle quali parlerò tra breve, con le guerre, con la fame e le carestie, col diniego dei trattamenti medici alle persone più anziane e via dicendo. La lista potrebbe continuare all'infinito. Molti di questi effetti non sono immediatamente letali, almeno per ora, bensì cumulativi, e stanno intaccando il sistema immunitario umano per indebolire le difese del corpo. Le conseguenze delle radiazioni cumulative assorbite attraverso i cellulari sono catastrofiche, specialmente per i giovani. Per favore,
non tenete il cellulare vicino all'orecchio, a meno che non sia assolutamente necessario, e fatelo per il minor tempo possibile. Quando non potete parlare con i telefoni di linea, usate gli SMS o le mail. Nel mio libro Il risveglio del leone spiego dettagliatamente il programma di depopolamento e gli effetti di questi attacchi multipli alla salute umana. Il programma sulle radiazioni. Come parte del programma di decimazione, stiamo subendo una quantità sempre maggiore di radiazioni. Esistono molti modi per ottenere tale scopo, come ho spiegato via via negli anni, figura 295. Tra i vari metodi ci sono i telefoni cellulari con i relativi ripetitori e una vera e propria invasione di tecnologie affini, tra cui i progetti ARP, GUEN e TETRA. I computer, le linee telefoniche ad alta tensione, fonte dell'aumento dei casi di cancro per le persone che vivono in prossimità di esse, la vera ragione del loro massiccio incremento, chiusa parentesi, gli scanner full body negli aeroporti. Chi viaggia spesso e non desidera rinunciarvi, alla fine si ritroverà a dover affrontare gravi problematiche. Internet wireless, il ridicolo abuso dei raggi X e delle TAC negli ospedali, alimenti irradiati, le nuove lampadine tra virgolette ecologiche, i forni a microonde, i disastri nucleari, l'uranio impoverito nelle bombe sganciate su tutto il pianeta, che porta a orrendi difetti congeniti. Si tratta di una sostanza chimica che, dall'area bersaglio, si sposta geograficamente ad altre zone e, per finire, la radiazione cosmica che normalmente verrebbe deviata, ma che invece oltrepassa le difese della Terra a causa dei buchi prodotti da ARP nella ionosfera. Mentre ARP scansiona la Terra ai raggi X alla ricerca di risorse, al tempo stesso elargisce il medesimo trattamento alle persone di quella determinata area. Per non parlare di ciò che potrebbero inviarci attraverso i satelliti, ad esempio onde scalari verso punti precisi e persone. Le onde scalari veicolano informazioni e la loro forza non viene intaccata né dal tempo né dalla distanza. Il DNA genera e riceve onde scalari in sintonia con le proprie frequenze, quindi il potenziale per la manipolazione fisica, mentale ed emozionale è ben evidente. I governi mentono sulla sicurezza delle tecnologie e ci espongono a quante più radiazioni possibili. Alcuni documenti emessi sotto il Freedom of Information Act, legge per la libertà di informazione, hanno rivelato che Janet Napolitano, ex segretario del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, mentiva quando disse che gli scanner full body erano stati giudicati sicuri dal National Institute of Standards and Technology. Infatti non lo sono, e comunque, come si può provarne la sicurezza dal momento che i loro effetti sono cumulativi? Una mail interna allo stesso istituto esprimeva preoccupazione su quanto affermato dalla Napolitano, e sottolineava che l'organizzazione non verifica i prodotti e quindi non può dichiararli sicuri. La Napolitano non è preoccupata di sottoporre gli americani a dosi pericolose di radiazioni con gli scanner, perché lei non è obbligata a utilizzarli. Altri esempi presi dalla corrispondenza interna al NIST, l'Istituto Nazionale per gli Standard delle Tecnologie, riportano che gli scanner potrebbero non essere sicuri e che il personale non dovrebbe stazionare vicino ad essi. Lo staff dovrebbe evitarli, ma i passeggeri, compresi i bambini, che sono i più suscettibili alle radiazioni, devono passare attraverso di essi. Secondo un'altra bugia della Napolitano, e ne ha bizzeffe in serbo, gli studi condotti presso il laboratorio di fisica applicata della Johns Hopkins University avevano rivelato che gli scanner erano sicuri, mentre il dottor Michael Love, direttore dei servizi di radiologia alla scuola di medicina Johns Hopkins, sosteneva che quelle apparecchiature potevano causare il cancro alla pelle. Anche il dottor David Brenner, a capo del centro di ricerca radiologica della Columbia University, concordava affermando, cito: "Davvero non esiste nessun altro caso di tecnologia in cui venga pianificato di passare ai raggi X un numero così spropositato di individui. Si tratta di una realtà senza precedenti nell'ambito delle radiazioni", chiusa citazione. Uno studio condotto nel 2010 presso la Columbia University dall'Interagency Committee on Radiation Safety, Comitato Interagenzia sulla sicurezza delle radiazioni, raccomandava di non far passare allo scanner full body i bambini e le donne incinte, ma nulla è cambiato, perché l'obiettivo non è sicuramente la salvaguardia della nostra salute.
Quattro professori della California University di San Francisco, specialisti in chimica biologica, fisica biologica, raggi X e cancro, hanno scritto a John Holdren, consigliere scientifico di Obama, per metterlo in guardia sull'assenza di dati concreti e rigorosi sulla sicurezza degli scanner a raggi X per i passeggeri negli aeroporti e sul fatto che i test di sicurezza erano condotti esclusivamente dai produttori, stavano perdendo il loro tempo. Per quale ragione un estremista decimatore come Holdren sarebbe dovuto intervenire per fermare una tecnologia che fa ammalare la gente? Ricordate anche che gli scanner erano stati introdotti dal precedente capo della sicurezza nazionale, Michael Chertoff, sionista, dopo un finto attacco terroristico, quello del cosiddetto attentatore delle mutande, a cui era stato concesso di salire su un aereo ad Amsterdam durante un'operazione di sicurezza condotta dai sionisti rothschildiani. La società di Chertoff rappresenta la Rapiscan, che ha firmato un contratto del valore di 173 milioni di dollari per la fornitura di body scanners. I pericoli rappresentati dagli scanner sono purtroppo ben chiari a tutti coloro che possiedono un cervello funzionante, e ora è accaduto un fatto che inevitabilmente ci si aspettava. Si è saputo che la Transportation Security Administration, o TSA, Amministrazione per la Sicurezza dei Trasporti, ha tentato di nascondere un'impennata di casi di cancro tra il personale di sicurezza che lavora a contatto con gli scanner degli aeroporti. Alcuni documenti protetti da un centro di ricerca che si occupa di privacy, ma soggetti alla legge per la libertà di informazione, hanno rivelato che un gran numero di lavoratori è stato colpito da cancro, ictus e patologie cardiache. In particolare, i documenti si riferiscono all'aeroporto Logan di Boston, dove i funzionari della TSA si sono rifiutati di fornire dispositivi per misurare il livello delle radiazioni, persino dopo che è emersa una concentrazione di casi di cancro tra il personale addetto alle macchine. Quanto bisognerà aspettare ancora perché il personale in uniforme si renda conto che allo Stato non importa un bel niente né di loro né di tutto il resto della popolazione? Un'altra truffa ideata allo scopo di irradiare vaste quantità di persone prevede, come annunciato nel 2011, di introdurre scanner di sicurezza negli aeroporti più nuovi. La sequenza è questa: trasformare la procedura di sicurezza negli aeroporti in un'esperienza così insopportabile da rendere la gente disposta a qualunque cosa pur di renderla più semplice e veloce. Creare quindi dei sottopassaggi lunghi, oltre 6 metri, da far percorrere ai passeggeri con il loro bagaglio e durante il percorso scansionarli entrambi. Fantastico, no? Quanto tempo si risparmierà? C'è solo un piccolo problema: mentre si percorrono questi 6 metri, si riceve una dose di radiazioni comprensiva, anche di quella non irrilevante, solitamente destinata al bagaglio. Vogliono sottoporci alla massima quantità possibile di radiazioni. Rothschild dappertutto. L'introduzione dell'energia nucleare avvenne attraverso la casata dei Rothschild. Ne sono venuta a conoscenza subito dopo il 1990 grazie alla dottoressa Kitty Little, che ha lavorato per 9 anni presso l'Atomic Energy Establishment, ente per la ricerca sull'energia atomica, di Harwell, nel Regno Unito. In qualunque cosa siano coinvolti i Rothschild, la loro motivazione è sempre quella di far avanzare la più grande opera di ogni era, il sabotaggio del pianeta Terra. L'impiego dell'energia nucleare non è motivato dalla necessità di avere più energia, ma dalla necessità, dal punto di vista delle stirpi, di rilasciare radiazioni nell'atmosfera. A proposito, guardate le nostre ultime ricerche al riguardo, nel 2022, sui tokamak, i soli artificiali. Inoltre, sembra che i rettiliani si nutrano di radiazioni. Noi esseri umani veniamo seriamente danneggiati dalle radiazioni che alterano i nostri specifici campi magnetici, ma se si possiede un differente tipo di campo in grado di armonizzarsi con le radiazioni, allora esse possono anche diventare una sorgente di nutrimento e non un elemento dannoso. I rettiliani, e in una certa misura anche i loro ibridi, non sono preoccupati dalle radiazioni come lo siamo noi. Mentre scrivo, dalla centrale nucleare di Fukushima, in cui è avvenuto il disastro, continuano a essere rilasciate incredibili quantità di radiazioni che si diffondono in tutto il mondo. La loro portata ha già ampiamente superato
quella del disastro avvenuto nell'impianto nucleare di Chernobyl in Ucraina. Secondo alcuni esperti, nel giugno del 2011 avevano raggiunto un'intensità maggiore di 50 volte. Ho già detto che Fukushima è stata colpita da un dispositivo nucleare installato da una società di sicurezza, tra virgolette, sionista, situata a Dimona, sede del programma nucleare del proprio paese. È proprio questo che ha causato il rilascio pianificato di radiazioni catastrofiche in tutto il mondo e in particolare in Giappone e negli Stati Uniti. Il numero di bambini che muoiono negli USA è da molto tempo incredibilmente alto per una nazione così evoluta, ma nel nord della California è addirittura aumentato nel periodo in cui le radiazioni di Fukushima hanno raggiunto quella zona. La stessa cosa accadde ai bambini e agli animali appena nati o abortiti dopo il disastro di Chernobyl. Altre centrali nucleari, come quella di Sellafield nel nord-ovest dell'Inghilterra, rilasciano radiazioni nel mare e nei fiumi da decenni. Ormai gli oceani sono terribilmente inquinati, così come gran parte della pioggia e della neve. Il disastro di Fukushima ha portato tutto a un ulteriore livello. Ricordate che l'acqua assorbe informazioni. Le radiazioni nella nostra realtà sono informazioni distorte. Ciò avviene anche a livello informazionale del pianeta e inquina con false informazioni, come un virus in un computer. Il campo energetico terrestre dentro cui ci muoviamo. Lo stesso vale per il petrolio sistematicamente versato nel Golfo del Messico dalla BP controllata dai Rothschild o nel caso di altre fonti di inquinamento idrico, ad esempio il fluoruro aggiunto all'acqua potabile. Ho già descritto il modo in cui il progetto ARP è stato utilizzato nel 2011 per generare la massa d'acqua record dei fiumi Missouri e Mississippi e inondare i terreni che gli ingegneri dell'esercito si erano offerti di acquistare dagli agricoltori che avevano perso tutto, al tempo stesso facendo saltare in aria gli argini. Ma in questa vicenda era presente un altro aspetto, e ancora una volta si trattava di radiazioni. Il fiume Missouri ha inondato l'impianto di Fort Calhoun nel Nebraska orientale, contenente un'immensa quantità di carburante nucleare. Nel basamento è così divampato un incendio per cause elettriche e l'impianto è stato forzatamente evacuato. I gas tossici hanno reso inaccessibile parte dell'impianto, successivamente inondato dal fiume Missouri. A quel punto è stata dichiarata una no-fly zone, come nel caso della fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico, a causa di ragioni di sicurezza che non possiamo rivelare. Così dicevano. Sempre in Nebraska e nello stesso periodo la centrale nucleare di Fort Cooper ha subito una minaccia molto simile. L'impianto di Fort Calhoun era stato costruito in una pianura alluvionale del fiume Missouri, il complesso di Fukushima in una zona sismica sulla costa vulnerabile agli tsunami. Gli impianti nucleari della California sorgono sulle linee di faglia dei terremoti e l'impianto nucleare di Indian Point, vicino a New York, si trova sopra una piccola zona di faglia sulla riva est del fiume Hudson. Un presentatore del canale televisivo Russia Today si è chiesto perché mai le autorità debbano essere così folli. Ebbene sì, sono folli e anzi di più. Ma non perché fanno quel che fanno per incompetenza o stupidità, lo sono intenzionalmente. Stanno solo portando avanti un copione scritto tanto tempo fa. Nel 2011 un incendio boschivo ha minacciato i laboratori nazionali di Los Alamos, nel New Mexico, sede del progetto Manhattan di Oppenheimer. L'organizzazione Cittadini Impegnati nella Sicurezza Nucleare ha segnalato che oltre 30.000 barili di scorie contaminate dal plutonio sono stati immagazzinati in superficie, dentro qualcosa di simile a tende. È stato anche rivelato che dal 1943 oltre 500.000 di metri cubi di rifiuti solidi chimici e radioattivi è malamente sepolto o gettato nelle aree attorno a Los Alamos. L'Alleanza per la Responsabilità Nucleare ha affermato: tutti i rifiuti radioattivi e la maggior parte dei rifiuti chimici sono stati sepolti sotto gli altopiani di Pajarito Plateau, dove hanno sede i laboratori nazionali di Los Alamos. Liquidi radioattivi di scarto sono stati scaricati nei canyon, inizialmente quasi senza essere trattati, chiusa citazione. La stessa cosa è accaduta con 15 reattori nucleari
e il dedalo di oleodotti e gasdotti che si incrociano sulla linea di faglia sismica di New Madrid nelle regioni meridionale e medio occidentale degli Stati Uniti. Proprio questa zona è stata lo scenario di 4 dei più grandi terremoti americani. Steve Geller, leader democratico della Florida, ha affermato: praticamente ogni metanodotto della nazione è costruito sopra la faglia. Vedrete l'esplosione riflessa dalla luna, chiusa citazione. Ed Gray, dell'Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato del Missouri, si è dichiarato d'accordo sul fatto che la concentrazione di condutture lungo le linee di faglia sia un modo per attirare guai, ed è proprio così. Cito: abbiamo 4 dei 5 più grandi metanodotti americani che confluiscono insieme a New Madrid, sotto il morbido suolo alluvionale. Essi trasportano gas fino a Detroit, Chicago, Indianapolis e Pittsburgh. Se il terremoto dovesse avvenire durante l'inverno, avremo dei grossi problemi da risolvere. Provate a spiegare a qualcuno perché non potete riscaldare una casa di cura o perché non riuscite a mantenere caldo un ospedale. Chiusa citazione. In America, l'organizzazione responsabile della sicurezza nucleare è la Nuclear Regulatory Commission, o NRC, Commissione per la Regolamentazione Nucleare, ma nel 2011 un'indagine della Associated Press ha rivelato che la NRC ignora o indebolisce le norme che, a quanto si suppone, dovrebbe far rispettare. Grazie a un'investigazione durata un anno, la Associated Press ha scoperto che per quasi 4 anni è stata ignorata una perdita di 40 litri al minuto dall'impianto nucleare di Indian Point, ora chiuso, 50 km a nord di New York City. L'impianto di Indian Point ha rilasciato elementi radioattivi letali nel fiume Hudson. La quantità di radiazioni che è permesso disperdere, tra parentesi, come è permesso disperdere, a causa di valvole difettose nelle strutture nucleari, attualmente è 20 volte maggiore di quella che è sempre stata. Il Washington Post ha segnalato che, secondo gli archivi della NRC, in 48 delle 65 centrali nucleari americane si sono verificate fuoriuscite di trizio radioattivo. E qui ci ricolleghiamo ancora ai tokamak. Infatti, per questi, ci dicono che serviranno sofisticati robot con elettronica in grado di resistere ad alte dosi di radiazioni, che al momento non credo esistano. Infatti, per funzionare, si parla di fusione deuterio-tritio. Tornando al testo, almeno 37 di queste strutture contenevano concentrazioni di tritio talvolta superiori di centinaia di volte rispetto agli standard federali per l'acqua potabile. Il tritio contenuto in una struttura nucleare del New Jersey ha contaminato una falda acquifera e un canale di scarico che alimenta Barnegat Bay a largo dell'Oceano Atlantico e negli Stati Uniti. Il tritio si sposta velocemente attraverso il terreno e, quando viene rilevato, spesso indica la presenza di isotopi radioattivi ancora più potenti che vengono riversati contemporaneamente. Tra le cause che hanno portato a questa situazione ci sono i test meno rigorosi, autorizzati per consentire agli operatori di superare le ispezioni. La Associated Press ha scoperto cavi indeboliti, cemento crepato, tubi sotterranei arrugginiti e persino un foro di 32 cm quadrati nel recipiente di un reattore della centrale nucleare Davis Bess in Ohio. Eppure queste strutture ottengono permessi per continuare a funzionare. La regolamentazione è stata aggirata per agevolare la crisi bancaria del 2008 e ciò sta avvenendo tuttora con la finalità di rilasciare sempre più radiazioni nell'atmosfera. Dopo il disastro di Fukushima, tramite la Associated Press, è trapelato il testo di una revisione statale dei siti nucleari russi, rivelando più di 30 gravi difetti nel sistema, tra cui standard di sicurezza ridotti e la mancanza di una strategia efficace per mettere al sicuro il carburante e i rifiuti radioattivi nella maggior parte degli impianti. La stessa cosa si verifica in ogni paese che possiede energia nucleare, intenzionalmente. Ma nonostante tale situazione, in cui ogni impianto può potenzialmente diventare una bomba atomica, distruggi nazioni, il governo britannico ha annunciato che andrà avanti, esponendo enormemente il programma nucleare con 8 nuovi reattori. Qui non può succedere, è stata la risposta di un portavoce quando gli è stato chiesto di esprimersi sui pericoli degli impianti nucleari. Ne sono sicuri al 100% perché hanno fatto una valutazione dei rischi. Oh, meno male.
ma sono dei bugiardi. Mentono per guadagnarsi da vivere. Alcune mail hanno rivelato che il governo britannico e l'industria nucleare si erano messi d'accordo per minimizzare i danni di Fukushima, addirittura prima che chiunque venisse a conoscenza della quantità di radiazioni effettivamente rilasciate. Il quotidiano londinese The Guardian ha riferito di email interne le quali confermavano che il governo, da dietro le quinte, stava lavorando a stretto contatto con le società multinazionali Westinghouse, EDF Energy e Areva per impedire che il disastro di Fukushima influisse negativamente sull'espansione dell'energia nucleare in Inghilterra, che sarebbe stata annunciata da lì a poco. Un funzionario del Department for Business, Innovation and Skills, Dipartimento per gli Affari, Innovazione e Competenze, in una mail si è così espresso su Fukushima, cito: ciò che è successo potenzialmente potrebbe far retrocedere l'industria nucleare a livello globale. Dobbiamo assicurarci che attivisti e attiviste del movimento antinucleare non guadagnino terreno. Dobbiamo occupare il territorio e mantenerlo. Dobbiamo veramente dimostrare il grado di sicurezza del nucleare, chiusa citazione. Ecco qualche consiglio sulle affermazioni fatte dai governanti, universalmente valido. Non credete a una sola parola di quel che dicono fino a quando non viene verificata al di là di ogni ragionevole dubbio. Questi individui vengono pagati per mentire e la falsità è codificata nel loro DNA. Il piano britannico per l'espansione del programma nucleare è stato annunciato da Chris Hone, segretario per l'energia e il cambiamento climatico. Costui è un estremista del riscaldamento globale e afferma che il nucleare ridurrà le emissioni di carbonio, che tra parentesi non sono la causa principale del cambiamento climatico. Se c'è qualcosa che sta creando un guazzabuglio nel clima, allora si tratta di ARP. Quando il governo porta avanti una politica contro ogni logica ed evidenza è perché sta seguendo il copione degli illuminati, che non prevede mai un no come risposta. Hone ne ha conoscenza e continua a sostenere quel copione. Ha paragonato coloro che sfidano l'ortodossia del cambiamento climatico, menzogne, e quanti si erano dimostrati concilianti con Hitler e i nazisti. Questo è il momento della nostra Monaco, ha detto. Si riferiva al patto di Monaco del 1938, con cui si concedeva a Hitler parte dell'ex Cecoslovacchia nel tentativo di persuaderlo ed abbandonare ulteriori ambizioni territoriali. Illuminazione letale. Nonostante la credibilità della teoria del cambiamento climatico causato dalle attività umane sia già stata demolita da tempo, l'unica vera ragione per l'introduzione di leggi che obbligano a utilizzare lampadine tra virgolette amiche del clima e per la proibizione di qualunque alternativa è l'attuazione del progetto di irradiamento e di controllo mentale a livello planetario. Ciò è già avvenuto in Gran Bretagna e in tutta l'Europa grazie all'Unione Europea ed è in via di pianificazione anche per il Nord America grazie alla stessa rete globale. Si suppone che le cosiddette lampadine fluorescenti compatte siano ideali per combattere, tutto viene posto in termini di lotta, tra parentesi, l'illusione del riscaldamento globale. In altre parole, sarebbero benefiche per l'ambiente, ma in realtà sono davvero pericolose per la salute sia degli esseri umani sia degli animali. Precedentemente ho descritto queste lampadine come trasmettitori di informazioni, ma dal punto di vista delle stirpi, esse portano tanti altri benefici. Ad esempio contengono mercurio, chiamato anche argento vivo, una sostanza mortalmente tossica. Il mercurio è talmente pericoloso, specialmente per i bambini e i nascituri, che il suo utilizzo in moltissimi dispositivi, tra cui termometri, veicoli e interruttori per termostati, è stato bandito in diversi paesi. Tale decisione è stata presa proprio perché l'impiego del mercurio viene considerato estremamente nocivo. Il mercurio è ancora più tossico dell'arsenico e del piombo, una considerazione che fa riflettere se pensiamo che il mercurio è il metallo di cui sono costituiti gli amalgami dentali. Invece stanno imponendo legalmente l'utilizzo di queste lampadine nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, nei negozi e nei centri commerciali, e tutte le volte che si romperanno, esse rilasceranno mercurio nell'atmosfera.
Ogni singola lampadina rappresenta un potenziale disastro che può verificarsi da un momento all'altro, e non a causa della superficialità o dell'incompetenza di chi dall'ombra sta orchestrando questa linea politica. La superficialità e l'incompetenza dei burocrati spesso mascherano un freddo calcolo. Si dice che le lampadine a fluorescenza consumino meno elettricità e durino molto più a lungo rispetto a quelle classiche. Ma se vengono accese e spente di frequente, sono delle luci, accidenti. E ho sempre pensato che spegnendole avrei risparmiato energia. Si deteriorano più rapidamente e in talune circostanze anche più delle lampadine che stanno forzatamente rimpiazzando. Cosa succede quando una lampadina normale, detta a incandescenza, si rompe? Spazziamo via i frammenti e buttiamo tutto nel cestino. Ecco fatto, nessun problema. Cosa dobbiamo fare invece quando si rompe una lampada a fluorescenza, amica dell'ambiente e che aiuta a salvare il mondo? Ecco alcuni consigli utili forniti dalla Health Protection Agency, agenzia per la protezione della salute del Regno Unito. 1. Tenete i bambini e gli animali domestici lontani dall'aria contaminata. 2. Prima di ripulire il materiale fuori uscito, copritelo con alcuni vecchi abiti e scarpe, utilizzando guanti di gomma. 3. Non utilizzate mai l'aspirapolvere o potreste contaminarlo, rischiando inoltre di far evaporare il mercurio nell'aria. Un aspirapolvere contaminato da mercurio dovrà essere smaltito. Consultate l'autorità locale per avere informazioni sul luogo dove poterlo smaltire in sicurezza o per qualunque altro dubbio. Non usate né la scopa né uno straccio, che verrebbero contaminati e diffonderebbero il materiale fuoriuscito. 4. Il mercurio puro rovesciato su una superficie dura deve essere raccolto con del nastro adesivo o sospinto in un contenitore di vetro sigillabile con coperchio, utilizzando del cartoncino rigido per spingere contemporaneamente le sfere. Controllate un'ampia zona attorno al punto in cui è avvenuta la rottura, servendovi di una torcia per individuare più mercurio possibile. 5. Il contenitore, il cartoncino e i frammenti di vetro devono essere avvolti in un doppio involucro per lo smaltimento. Consultate l'autorità locale per avere informazioni sulle strutture di smaltimento disponibili o per qualunque altro dubbio. Aerate la stanza in cui è avvenuta la rottura e non utilizzate l'aspirapolvere nell'intera area per almeno 2 settimane. 6. Se il materiale è fuoriuscito sulla tappezzeria o su un tappeto, bisogna raccogliere il mercurio in un contenitore sigillabile. Vedi punto 4. Ricordate di non usare mai l'aspirapolvere nell'area interessata perché potreste contaminarlo, rischiando inoltre di vaporizzare nell'aria il mercurio, dannoso per la salute. Se il mercurio non può essere recuperato, la parte di tappezzeria o tappeto contaminata deve essere rimossa e smaltita insieme ai rifiuti pericolosi. In questo caso, avvolgete il materiale contaminato in un doppio involucro. Consultate l'autorità locale per avere informazioni o sapere dove poter smaltire in sicurezza i rifiuti. 7. Per pulire l'area in cui è avvenuta la fuoriuscita, non usate prodotti per la pulizia della casa che contengano ammoniaca o cloro, come ad esempio la candeggina. A contatto con il mercurio, queste sostanze chimiche reagiscono violentemente rilasciando un gas tossico. Il mercurio puro versato in un lavandino deve essere rimosso smontando la curva a U, sifone, e raccolto in un contenitore sigillabile successivamente smaltito come rifiuto pericoloso. Se lasciato nel sifone, a contatto con l'acqua calda, il mercurio evaporerà, quindi è necessario rimuoverlo per evitare un'esposizione prolungata. 9. I capi di vestiario che fossero venuti a contatto con il mercurio non vanno lavati né a secco né in lavatrice, ma devono essere eliminati dopo essere stati avvolti in un doppio involucro e gettati nell'immondizia ordinaria. 10. Toglietevi con cura i guanti di lattice tirandoli dal polso e rivoltandoli. Gettate i guanti insieme ad altri vestiti contaminati nel bidone dell'immondizia dopo averli avvolti in un doppio involucro. L'Agenzia per la protezione della salute aggiunge inoltre che dobbiamo ricordarci di mantenere l'area ben ventilata. Aprite le finestre e utilizzate tutti i ventilatori disponibili per almeno 24 ore dopo aver pulito in modo appropriato. Continuate a tenere bambini e animali lontani dall'area ripulita. L'agenzia dice anche di smaltire le lampadine come rifiuti pericolosi in un centro di riciclaggio. Avete capito cosa dovete fare la prossima volta che vi si romperà una lampadina fluorescente? E pensate, si calcola che negli Stati Uniti di queste lampadine ne vengano acquistate all'incirca 5 milioni e mezzo di unità al giorno, in un paese che ne utilizza contemporaneamente 4 miliardi.
Ogni volta che se ne rompe una, bisogna seguire la procedura descritta sopra. E anche quando non si rompono, queste lampadine devono essere smaltite come rifiuti pericolosi. Il giornale The Ellsworth America riportò la vicenda della signora Brandy Bridge di Prospect, nel Maine, la quale aveva seguito le direttive ufficiali sostituendo le lampadine di casa sua con quelle fluorescenti. Ma una di queste si ruppe e ciò che ne conseguì devastò la sua abitazione e la sua stessa vita. La lampadina andò in frantumi nella camera da letto di sua figlia, quindi la signora telefonò al negozio di casalinghi dove l'aveva acquistata per chiedere informazioni. Le consigliarono di chiamare il numero verde del centro veleni, che la indirizzò al Dipartimento di Protezione Ambientale del Maine. Il dipartimento inviò sul posto uno specialista, il quale stabilì che i livelli di mercurio nella camera superavano di 6 volte i limiti di sicurezza imposti dallo Stato. Ma tra parentesi, chi lo decide? Per la contaminazione da mercurio. Quindi costui le disse di rivolgersi a un'azienda specializzata per decontaminare la stanza. Il conto da pagare, 2000 dollari. E stiamo parlando di una sola lampadina fluorescente in una sola casa, quando negli Stati Uniti complessivamente ce ne sono almeno 4 miliardi. Vista l'incredibile quantità di lampadine che dovranno essere smaltite, ci dobbiamo aspettare. In realtà sta già succedendo un grave livello di contaminazione da mercurio nelle discariche di immondizia. Le lampadine non dovrebbero essere smaltite in questo modo, ma è quello che la maggior parte delle persone farà invece di portarle nei centri per i rifiuti pericolosi. Il sistema di controllo sa che le cose andranno così. Secondo WastAware, un'organizzazione per l'educazione al riciclaggio consapevole, nelle discariche britanniche vengono gettati ogni anno circa 80 milioni di tubi fluorescenti usati. Ciò equivale a 4 tonnellate di mercurio e se contiamo sia l'Europa sia il Nord America, le cifre raggiungono livelli da capogiro. Questo fatto aumenta il rischio per chi raccoglie rifiuti a causa delle eventuali lampadine rotte smaltite nell'immondizia di casa e inoltre mette in serio pericolo chi abita nelle vicinanze. Questo genere di rifiuti aumenterà sempre di più e quelli interrati ovviamente potranno inquinare le falde acquifere. Per non parlare dei danni ai fiumi e ai pesci per via della letale contaminazione cumulativa da mercurio. Si dice che una singola lampadina fluorescente compatta possa inquinare 23 metri cubi di acqua, ben al di sopra dei livelli di sicurezza per la potabilità. Ma lo ripeto, tutto ciò è intenzionale. Stiamo parlando di avvelenare in massa gli esseri umani utilizzando tutte le fonti disponibili. E non stiamo solo parlando di decimare la popolazione, ma anche sopprimerla mentalmente utilizzando le sostanze chimiche. Tra gli effetti che il mercurio ha sugli esseri umani ricordiamo demenza, come nel morbo di Alzheimer, depressione, perdita della memoria, incapacità di controllare i muscoli e i movimenti, la funzione motoria, insufficienza renale e molti altri disturbi. Avrete notato che i termini fluoruro e fluorescente sono assai simili. Questo perché hanno un denominatore comune, il fluoro. Un elemento estremamente pericoloso che deriva dal minerale chiamato fluorite, dalla radice latina fluo, che significa fluire. L'imposizione delle lampadine a fluorescenza comprende vari aspetti importanti, tra cui gli effetti vibrazionali, chimici e radioattivi sulla salute umana, figura 296. Queste lampadine sono appositamente fabbricate per emettere vibrazioni disarmoniche, radiazioni e sostanze chimiche tossiche a persone più sensibili di altre. Figura 297. La maggior parte dei fotoni rilasciati dagli atomi di mercurio si trova nella lunghezza d'onda della radiazione ultravioletta e sono in aumento casi di persone che dopo l'utilizzo di queste lampadine si ammalano o vedono comparire sul volto un'eruzione cutanea color rosso brillante, figura 298. La luce ultravioletta può avere un effetto scolorente su taluni dipinti, specialmente gli acquerelli e su molti tessuti. Secondo alcuni resoconti, quando vengono usate lampadine di questo tipo, è meglio proteggere le opere d'arte con lastre acriliche. La luce delle lampade fluorescenti tremula, causando problemi a soggetti particolarmente sensibili, mentre altri potrebbero esserne influenzati in modo meno palesi. Il tremolio può inoltre rovinare le fotografie e le registrazioni video. Queste luci provocano anche l'accensione non programmata di televisori o il cambio dei canali attraverso i sensori a infrarossi incorporati nei telecomandi, il che mette ancora più in evidenza il loro impatto vibrazionale. La Philips Electronics ha confermato questo fenomeno,
Noi siamo esseri vibrazionali e quindi possiamo essere colpiti da altre influenze di tipo vibrazionale in grado di causare disagio mentale, emozionale e fisico, ovvero disarmonia. Ecco alcuni problemi di salute riferiti da varie persone dopo aver utilizzato lampadine fluorescenti. L'elenco è pubblicato sul sito che vi metto sopra impressione. Cefalee, emicranie di grado medio e alto, irritazione della pelle, eritemi, sensazione di bruciore e prurito, vertigine e nausea, tinnito auricolare e dolore alle orecchie, torpore e sensazione di formicolio, stanchezza, debolezza o affaticabilità, problemi del sonno, irrequietezza, dolori al torace e problemi cardiaci, scarsa memoria e concentrazione, irritabilità, sensazioni di stress e ansietà, depressione e cambiamenti di umore, respirazione difficoltosa, muscoli e articolazioni doloranti, dolore e sensazione di pressione agli occhi. Queste sono le conseguenze multiple causate dall'esposizione alla cosiddetta elettricità sporca, campi elettromagnetici squilibrati che distruggono l'equilibrio elettromagnetico del corpo e i circuiti elettrici del cervello. Persino l'inutile Health Canada, il dipartimento del governo canadese responsabile della salute pubblica, che continua a negare la maggior parte degli effetti sulla salute per non contraddire le politiche governative, ha affermato, cito, le lampadine fluorescenti compatte non vengono fornite con un diffusore prismatico che filtri la radiazione ultravioletta. Per questa ragione potrebbero manifestarsi problematiche in caso di pelli sensibili, specialmente in soggetti affetti da certe malattie dermatologiche, chiusa citazione. Il dottor John Hope, dermatologo, ha dichiarato alla BBC che per alcune persone è già difficoltoso tollerare le lampadine fluorescenti tubolari ampiamente utilizzate nelle scuole e negli uffici, simili nel funzionamento alle lampadine compatte. Hawk ha affermato: le luci fluorescenti sembrano avere caratteristiche ionizzanti che influenzano l'aria circostante. Ciò produce un effetto su una certa quantità di persone. In Gran Bretagna probabilmente sono già decine di migliaia, i cui disturbi aumentano semplicemente in prossimità delle stesse. Talune forme di eczema, di cui alcune molto diffuse, peggiorano visibilmente ovunque vi siano delle luci fluorescenti. Quindi queste persone possono circondarsi solo di lampadine a incandescenza. Ah, ma queste persone non possono circondarsi solo di lampadine a incandescenza, perché moltissimi paesi le hanno già bandite, imponendo al loro posto quelle che distruggono la salute. C'è chi sostiene che le luci fluorescenti debbano essere accompagnate da un'avvertenza sui potenziali danni per la salute, ma ancora una volta, a cosa serve un'etichetta se poi veniamo costretti a usarle, oppure in alternativa dobbiamo rimanercene seduti al buio? Dunque, adesso fate un bel respiro profondo, perché sto per riassumere cosa comporta questo letale sistema di illuminazione reso obbligatorio. Quando le lampadine fluorescenti si rompono e viene rilasciato del mercurio, l'effetto è potenzialmente mortale, specialmente per i bambini e il feto. Il contenuto di mercurio può avere conseguenze disastrose sul cervello e sulle funzioni fisiche. Le lampadine devono essere smaltite e ce ne sono miliardi in circolazione, in quanto rifiuti pericolosi, e quando vengono gettate nella spazzatura o nelle discariche si crea un ambiente altamente tossico che lascia filtrare il mercurio nelle riserve d'acqua sotterranee e nei fiumi. La loro influenza vibrazionale, chimica e radioattiva provoca gravi e talvolta fatali problemi di salute, al punto tale che gli scienziati hanno esortato le persone, soprattutto i bambini, a stare a distanza ed evitare di rimanerne a contatto per più di un'ora. Scolorano i dipinti e i tessuti e influenzano la televisione e altri tipi di trasmissione. In base a qualunque prospettiva o pensiero razionale, l'idea stessa di introdurre questo palese incubo per rimpiazzare qualcosa che ha funzionato per così tanto tempo va ben oltre la follia. O meglio, in base a qualunque prospettiva o pensiero razionale che abbia a cuore il benessere del genere umano, gli individui che approvano le leggi per obbligarci a utilizzare queste lampadine sono quasi sempre dei burattini che ripetono a pappagallo le linee guida del partito da cui sono stati programmati a credere nel problema, il riscaldamento globale, e nella relativa soluzione, le lampadine a basso consumo,
costoro sono incapaci di pensare e incapaci di ricercare. Sono solo esseri a noleggio, con ben poco che possa seriamente avvicinarsi alla definizione di intelligenza. Ma nell'ombra, questi abiti scuri, privi di cervello, sanno esattamente cosa devono fare. Ancora una volta, nella stragrande maggioranza dei casi, la popolazione semplicemente si siede e accetta. Purtroppo, anche la quiescenza può essere trasmessa. Solo per adesso ci fermiamo qui, ci vediamo nella prossima parte con Cieli Irrorati. Come sempre vi ringrazio infinitamente del vostro supporto e sostegno, il vostro sincero affetto. E mi raccomando, condividete al massimo, divulgate. Questa è la chiave per cambiare la nostra realtà, la consapevolezza.